Piovono accuse da parte del Movimento 5 Stelle nuovamente sulla ricostruzione, nello specifico sulla ricostruzione degli alloggi di edilizia economica e popolare in provincia di Teramo, una situazione ancora in grave stallo. La situazione è veramente ferma, morta, siamo veramente, questa è una situazione che non è più concepibile. In campagna elettorale tutti si sono fatti promotori per la ricostruzione e siamo arrivati ad oggi che dopo 2 anni abbiamo soltanto, per quanto riguarda gli alloggi ATER, solo 2 delibere per 2 progetti. E questo è inaccettabile per 2 motivi. Primo, all'ATER è stato nominato un commissario. Il commissario ha delle funzioni speciali, per cui potrebbe un pochettino snellire. Noi pensavamo che snellisse i lavori, invece vediamo che è tutto fermo. Io ho dei dati e sono assurdi. Da un report che è venuto fuori dall'ufficio della ricostruzione, noi sappiamo che sono stati mandati dall'ATER 45 studi di fattibilità all'ufficio ricostruzione. E dopo, parliamo di 2 anni, di queste pratiche soltanto 2 sono state approvate con la delibera. Allora vogliamo dire, non è questo il modo, non si può più aspettare. Cioè, i cittadini teramani hanno bisogno di risposte concrete. Abbiamo cercato di analizzare se il problema dipendesse dall'ATER oppure dall'ufficio della ricostruzione. E abbiamo scoperto proprio in questi giorni che all'ufficio ricostruzione il direttore è stato premiato con un premio appunto per aver saputo gestire l'ufficio e le pratiche. Allora ci viene da dire che veramente fanno bene i cittadini ad essere arrabbiati, perché noi ci siamo e siamo d'accordo che chi lavora bene debba essere premiato. Quindi questi 13.000 euro che il direttore dell'ufficio della ricostruzione ha preso per legge, perché gli sono stati dati, non è che li ha rubati, ma la Regione Abruzzo glieli ha dati proprio perché è stato virtuoso. Noi chiediamo che invece di premiare in questo caso si inizino ad usare delle sanzioni, cioè se gli uffici non vanno bisogna cambiare tutto. Abbiamo una speranza, noi abbiamo dei deputati che stanno vedendo insieme al nuovo commissario per la ricostruzione Farabollini cercare di snellire un pochettino le pratiche.